Buongiorno, quarto giorno di video tutorial sui passi base della danza orientale. Nei giorni scorsi abbiamo fatto dei movimenti sinuosi, abbiamo fatto l'otto verticale, il maya e l'omi. Oggi facciamo un movimento invece un po' più scattoso, più ritmico, che è hip drop. È un ancheggio appunto con i fianchi che può andare con un accento verso l'alto oppure verso il basso. Diciamo che quando parliamo di hip drop facciamo riferimento a un movimento abbastanza generico dei fianchi che salgono e scendono. Poi quando vogliamo essere un pochino più precisi, anche perché quando prepariamo una coreografia dobbiamo parlare tutti la stessa lingua e capire quale movimento precisamente eseguire. Quando andiamo a dare l'accento verso il basso lo chiamiamo drop e quando andiamo a fare l'accento verso l'alto lo chiamiamo hip oppure lift. Comunque, in ogni caso, qualsiasi nome vogliamo dare, l'importante è capire dove sta l'accento. Oggi faremo un hip drop generico e nella parte poi dimostrativa vi farò vedere come cambio accento verso il basso o verso l'alto. Sempre in una sequenza coreografica improvvisata. Allora, postura come sempre importantissima, schiena dritta, pancia indietro, torace bello alto, spalle basse. Allora, inizieremo con il piede destro, che va avanti, più avanti di quello sinistro, più o meno di un piede e mezzo. Stiamo in mezza punta, quindi postura. E semplicemente portiamo su e giù il fianco utilizzando i nostri obliqui e non la nostra schiena. Adesso vabbè, lo sto un po' esagerando, però è molto importante eseguire anche questo movimento in una postura corretta, tenendo la testa ferma il più possibile, il mento centrale come sempre. E molti miei allievi mi chiedono: ma come tieni le gambe? Ma da dove parte il movimento? Allora, le ginocchia sono leggermente flesse e per constatare se il movimento è il più corretto possibile, io faccio sempre fare la prova di farlo senza appoggio, in modo che non muoviamo il piede, non muoviamo la schiena, non è un ballo del ventre, è una danza e come tale va rispettata sia la parte culturale che la parte, diciamo, accademica dello studio di come si arriva a un certo tipo di movimento, come tutte le danze. Quindi, ancheggio che può avere l'accento verso il basso. Quando sto andando in alto, adesso sto effettuando un movimento morbido in modo che ci sia l'accento giù. Verso l'alto, quindi adesso al contrario, quando scendo sono morbida e invece quando salgo sono più forte. Quindi hip drop, proviamo con l'altra gamba, sempre postura. Naturalmente le braccia possono seguire il vostro la vostra fantasia. La postura, poi le braccia sono il proseguimento, insomma, di ciò che vi viene dal cuore, quindi a seconda di come state oggi potete scegliere. Adesso sto facendo un ancheggio verso il basso, oppure verso l'alto. Se voglio dare l'accento su tutti e due i fianchi, devo essere molto precisa. C'è anche la variazione con lo jeté. Poi, vabbè, questo movimento si può fare in tantissimi, mischiato a tantissimi altri movimenti. Quindi su, giù con un fianco oppure con l'altro. Bene, vi lascio una piccola sequenza con hip drop.